Ora invece vediamo perché i risultati del libro Amaldi sono sbagliati. Qui con Excel ho riportato tutti i dati del problema, ho calcolato la resistenza parallela tra il carico e il voltmetro e ho calcolato la corrente che scorre nel parallelo. In questa colonna ho immaginato varie resistenze interne a partire da 3 ohm fino a quasi 17 ohm. La soluzione che dà il libro Amaldi è intorno ai 14 ohm approssimata. La soluzione che ho trovato io invece è questa, 4,54 ohm per 54 periodico ohm. In questa casella è riportata la forza elettromotrice F calcolata con la formula, la legge di Ohm generalizzata del primo circuito, quindi mettendo in serie tutte e tre le resistenze per la corrente. Infatti vediamo che è la serie delle tre resistenze, D1 è questa casella qua, più B3 e B2 che sono l'amperometro e il carico. E poi ho moltiplicato per la corrente B5, 1,1 A. E ho trovato una FEM di 124 volt circa, questo con una resistenza interna di 3 ohm. In quest'altra casella invece ho calcolato la FEM, però stavolta relativa al secondo circuito, questo, e quindi la formula è R più R parallelo per il primo. Vediamo infatti R, la casella D1, più R parallelo, 90,9 ohm, per il primo che è la casella B8, 1,32 A, e fornisce un valore simile alla FEM di prima, circa 124 volte, ma non uguale, perché qui era 124,3, 124,0. Quindi potrebbe sembrare che anche questa qui sia una soluzione giusta dell'esercizio, cioè 3 ohm di resistenza interna e circa 124 volt di FEM del generatore. Ma in realtà poi, ripetendo i calcoli con una resistenza interna di 3,1, 3,2 e così via ohm, si scopre che allora ci sono tantissime soluzioni, praticamente infinite, perché anche ad esempio 4 ohm di resistenza interna allora è soluzione, in quanto le due forze elettromotrici calcolate per il primo e per il secondo circuito sono quasi uguali. E qui ho calcolato la differenza fra queste FEM, cioè la FEM calcolata col primo circuito, anzi con il secondo, meno quella calcolata con il primo. Però vediamo che in realtà queste sono tutte false soluzioni. L'unica vera soluzione che rende le due FEM precisamente uguali per i due circuiti, infatti la differenza è zero paccato, l'unica soluzione è 4,54 periodico ohm di resistenza interna, a cui corrisponde esattamente 126 volt di FEM. Andiamo a vedere la soluzione di Amaldi. Man mano che scorriamo verso il basso aumenta la resistenza interna del generatore e vediamo anche che le FEM calcolate con il primo e con il secondo circuito si mantengono sempre molto simili, la differenza è sempre piccola, tende a crescere finché arriviamo ai 14 volt proposti da Amaldi, dove la differenza tra le due FEM è di 2 volt. Quindi la soluzione non è 14 ohm e 1,4 per 10 alla seconda volt, anche se può sembrare di sì. Infatti ribadiamo che l'unica resistenza interna che garantisce la perfetta uguaglianza delle due FEM, dei due circuiti, è questa. Per resistenze interne minori abbiamo la prima FEM che supera la seconda, viceversa, come si vede da questa colonna, tutti i segni negativi, decrescenti, qui 0 e poi differenze crescenti perché da questo momento in poi per resistenze interne maggiori è la seconda FEM che va a superare la prima.